un'emergenza sociale che riguarda la nostra città, un argomento che abbiamo più volte affrontato, quello dell'emergenza abitativa, gli sfratti, molte famiglie che cercano case, caro affitti in città e quant'altro. La situazione è abbastanza grave, vediamo quali possono essere soluzioni che ci può dare anche la politica, il volontariato, le associazioni che si occupano di questo. E una situazione, Luca, che si protrae. Un attimo. Che succede? C'è una persona che sta dicendo che è successo qualcosa di. Una persona, cioè una telefonata da una nostra fonte. Molto certo. Si calmi, signora, si calmi. Cosa? Che? C'è stata un'esplosione. In che senso un'esplosione? Una casa? Una macchina. È esplosa una macchina. Vale a dire? Cioè, esplode una macchina, è un incidente. Un magistrato. Hanno fatto esplodere un magistrato. Luca, io sono senza parole, davvero. È una notizia sconvolgente, l'attentato di Amitardo ha fatto esplodere. Grazie. Ecco Paolo, il nostro custode che ci porta sempre i caffè, insomma, sembra che ci sia stato un attentato a un magistrato, è stata fatta esplodere l'auto di un magistrato. No, se vuoi così commentare con noi, Paolo, venire qui con noi, insomma, è una notizia veramente grave. E tu cosa ne pensi? Non ho ancora la spiegazione a quella che io definisco una seconda strage, quella da sopravvissuto. Mi ha visto ai margini nel tribunale per cui lavoravo e totalmente in ombra nelle commemorazioni della strage. Quando il giudice mi chiamò, lavoravo all'ufficio istruttorio del tribunale. Lui mi aveva osservato per un po' di tempo e quel giorno mi chiese di fare il suo autista. Dissi di sì. Fino a quel momento la mafia non sapevo neppure cosa fosse. Vivevo come un cittadino qualunque. Ero convinto che portasse panni più grezzi rispetto a quelli che il giudice mi mostrò. Quel giorno di maggio del 1992, il giudice mi disse che sarebbe atterrato all'aeroporto alle ore 17:45. Avvisai anche gli uomini della scorta. A quell'ora eravamo tutti lì. Il giudice e la moglie vennero verso di me. La moglie soffriva di mal d'auto e quel giorno si mise a sedere sul sedile anteriore. Il giudice decise di guidare per sedere accanto a lei e io mi accomodai dietro. Durante il tragitto il giudice mi informò che non si sarebbe fermato a casa per un altro impegno di lavoro. Avrei quindi dovuto riprendermi l'auto. Così, mentre era guida sull'autostrada, mi passò la sua copia delle chiavi e mi disse: le tenga. La macchina rallentò di colpo pur rimanendo in corsa e io sorpreso dissi: cosa fa, dottore? Così ci andiamo a schiantare. E in quel momento avvenne lo scontro. È vero, mi ricordo che di aver letto che la macchina che aveva rallentato per quel gesto era andata contro il muro di detriti che si era creato con meno forza. Fu per questo, per la mia posizione in auto, che riuscì a salvarmi. Fui l'unico. Da quell'attimo in poi non lo ricordi. Fino a quando non riaprì gli occhi in ospedale. L'unico magistrato, a quello che ricordo a venirti a trovare, è un suo collega d'ufficio. Disse alla sua scorta di allontanarsi e restò nella stanza da solo con te. È vero, era un uomo a cui avevano portato via un amico e un compagno dello stesso viaggio. Appena due mesi dopo sarei stato io, in una calda domenica di luglio, ad andare sulle tracce di lui e del suo enorme coraggio. 18 mesi di malattia. E poi sono tornato in tribunale. Non riuscivano a trovarmi una mansione, un posto. Mi facevano fare il tappamonte. A volte ho pensato che in questo paese è una disgrazia. Per 31 anni non ho ricevuto nessun invito per le commemorazioni. Eppure sono l'unico sopravvissuto su questo. Grazie Paolo, davvero. Mi associo al grazie. No, è fondamentale una voce come la tua portare storie di questa qualità, di questa vita, vitalità. Vanno oltre le frequenze queste storie, che bisognerebbe raccontarle sempre più spesso. Paolo potrebbe essere anche un dispensatore di consigli per affrontare le difficoltà della vita, Paolo. Beh, certamente sarebbe una bella cosa se la radio fosse disponibile. Portare la vita vera dentro le frequenze. Facciamolo. Facciamo anche una vera e propria rubrica, oltre le frequenze, le storie della vita, le difficoltà della vita e come affrontarle, con Paolo che può dare consigli a tutti e a tutte. Mi piacciono queste frequenze, Luca.
oltre le frequenze. Oltre le frequenze, però. Ciao, buonasera, sono Andrea. Ho ascoltato il vostro programma, le parole di Paolo. Anch'io ho dei problemi in famiglia, sul lavoro. Sono completamente demotivato. Non ho più voglia di affrontare le sfide della vita. So, carissimo Andrea, che può sembrare difficile trovare motivazioni per affrontare le varie situazioni difficili che ti si presentano nella vita, come quelle che ci hai descritto te. Le puoi però cercare di affrontare andando a ricercare alcune cose importantissime come l'affetto dei familiari, l'amicizia. Il mondo che ti circonda è comunque anche fatto di tante cose che possono aiutarti. Non mollare mai, credi in te stesso. Le persone che hanno avuto la disgrazia di rimanere in vita, però si riempiono la bocca con chi non c'è più, perché chi è morto non può parlare. Io posso parlare e do fastidio.